Ciao a tutti amici, bentornati qui sul canale, bentornati qui su Torte di Nuvole. Oggi vi faccio vedere come preparo dei panini per gli hamburger. In realtà qualche sera fa sono stata invitata ad una cena con degli amici e appunto c'erano questi panini per gli hamburger che ognuno si poteva preparare un po' come voleva. E quindi mi è venuta l'idea, perché non preparare appunto questa ricetta che è molto semplice. In realtà io ho utilizzato solamente la farina 00, però se dividete la quantità di farina con metà di farina 00 e metà di farina Manitoba vengono ancora meglio. In realtà io la farina Manitoba non sono riuscita a trovarla qua. Sono sicura che c'è, sono sicura che si chiama in un altro modo, però per velocizzare il tutto ho utilizzato solamente la farina 00. Funziona assolutamente allo stesso modo, il risultato è ottimo. Seguite la ricetta passo passo, vi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete questo video, pollicione in su, tutte le informazioni ve le do sotto nel box informazioni e vi aspetto alla prossima qui su Torte di Nuvole. Ciao! E allora vediamo subito cosa ci serve per preparare questi panini per gli hamburger. La farina, dell'acqua, ci servirà poi del latte, un po' di zucchero e del sale, il lievito di birra, il miele ed infine ci servirà il burro per finire di impastare. In più poi utilizzeremo i semi di papavero e i semi di sesamo sopra i panini una volta lievitati. In una ciotolina versiamo il lievito di birra, aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua e cominciamo a sciogliere. Ci aggiungiamo poi un cucchiaino di miele e mescoliamo fino ad ottenere un composto fluido e ben sciolto. Mettiamo da parte e cominciamo con l'impasto vero e proprio. Quindi mettiamo la farina in una ciotola, ci aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di sale, lo zucchero, l'acqua che deve essere tiepida, il latte, anch'esso tiepido, quantomeno non da frigo, e cominciamo a mescolare. Dopo aver mescolato velocemente questi primi ingredienti, possiamo versare il lievito sciolto nell'acqua e con il miele. Mescoliamo ancora fino a che riusciamo ad ottenere un composto più o meno tutto amalgamato. Poi vedrete che lo andrò a lavorare sulla tavola. A questo punto comincio a lavorarlo con le mani nella ciotola stessa. Aggiungendo poi man mano dei pezzettini di burro continuando ad impastare. Trasferisco poi l'impasto sulla spianatoia che ho spolverizzato di farina in precedenza, non ne utilizzo tantissima ma quella che basta appunto per aiutarmi ad continuare ad impastare il composto di farina e di lievito. E con le mani, senza troppa forza, continua ad impastare per circa 5 minuti, forse anche qualche minutino di meno, fino ad ottenere una palla bella liscia. Creo poi un panetto che lo vado a far lievitare in una boule precedentemente unta con del burro o dell'olio, come preferite. Il panetto poi lo copro con uno strofinaccio umido e lo lascio lievitare per circa 2-3 ore. E questo è il risultato dopo circa 2-3 ore di lievitazione. A questo punto l'impasto è pronto per essere riutilizzato per formare i nostri panini. E una volta formati i panini andranno fatti rilievitare ancora per 40 minuti. Per facilitarvi il lavoro, se volete, potete usare una bilancia e pesare i panetti di circa tra i 50 e i 70 grammi in modo da ottenere dei panini
dalla forma uguale. Io in realtà sono andata a occhio, qualcuno mi è venuto un pochettino più grande, qualcuno un pochettino più piccolo, però il risultato alla fine era più che soddisfacente. Quello che dovete fare, quindi, dovete semplicemente prendere una parte dell'impasto, lavorarlo e formare dei piccoli panetti, dei piccoli panini. Adagio i panini su una teglia con della carta forno e faccio lievitare per ancora 40 minuti. Trascorsi questi 40 minuti, utilizzo poi del latte per bagnare la superficie dei panini, dove poi farò aderire i semi di papavero e il sesamo. A questo punto i panini sono pronti per essere infornati a forno già caldo a 200 gradi per circa 15 minuti. E questo è il risultato dopo appunto 15-20 minuti di cottura, a seconda anche del vostro forno. Io comunque dopo 15 minuti sempre un'occhiata nel forno la do. Li faccio intiepidire e poi sono pronti per essere tagliati e farciti un po' come volete. E questo è uno dei miei esempi. In realtà, quando ho fatto questi hamburger, li ho preparati in diversi modi e questo è il mio hamburger. E questo è il risultato dei miei hamburger, un risultato veramente eccezionale, ottimi davvero. Caricherò presto qui sul canale anche il video in cui vi faccio vedere come ho preparato la carne per questi hamburger, anche questa ricetta veramente facile e veloce. E questo è tutto, io come al solito vi ringrazio per aver guardato il video, iscrivetevi al canale, condividete questo video e io vi aspetto alla prossima qui su Torte di Nuvole. Ciao!